Io penso che sia uno scambio reciproco, per cui mi piace il regista che sa cosa vuole, no? Che non arriva proprio impreparato, ovviamente. A volte accade. Sì, questo può accadere, che insomma sia un po' frettoloso, quelli bravi no, ovviamente. Quindi da una parte se uno è un bravo regista, magari anche autore, cioè uno si affida abbastanza, ma penso che importantissimo sia il regista che tiene aperte le porte al quale tu comunichi delle cose. Non credo nell'autorità proprio totale del regista, penso che più si danno stimoli e ispirazioni, meglio funziona tutto. Anna è una delle attrici italiane del cinema dei nostri giorni più premiata. Globi, Davide Donatello, Nastri. Ecco, che rapporto hai con i premi? Beh, a parte che non è vero che ne ho avuti tanti, questo, ne ho avuti tanti per un film solo. Ecco, lì li ho presi tutti. Però era l'amore molesto. Sì, poi dopo sono spariti, no, non è che ne ho avuti tanti, ma anche perché io ho continuato a fare soprattutto teatro, per me la mia nascita è il teatro, per cui il cinema è sempre stato, anche quelli più importanti che ho fatto, sono sempre stati infilati tra uno spettacolo e un altro, non so come dire, non mi sono mai messa lì ad attendere il cinema, e in realtà il mio rapporto con il cinema è molto più casuale che non reale. Quindi quando, sì, certo, i premi fanno piacere sicuramente, anche se a me personalmente è chiaro che il premio vuol dire qualche cosa, vuol dire che forse hai fatto qualcosa benino, ma il premio più grande sembra un'ovvietà quella che dico, ma è non tanto la gente che ti riconosce, perché a me spesso mi riconoscono e non si ricordano il nome, non apparendo molto. E quando mi ringraziano per qualche cosa, per esempio dell'amore molesto ancora si ricordano, oppure di certi spettacoli o anche di certi film, e mi ringraziano per qualche emozione che ho potuto dare, ecco, questo diciamo, quel senso del lavoro che è più importante. E noi eravamo qui in questi giorni, quindi non abbiamo avuto occasione di vedere il film di Sorrentino, dove tu ci sei. Io l'ho visto. Credo che nella prima parte forse non appare. Ah, ci sono. Poco, ma ci sono, ma pure Servino, cioè è entrato dopo un'ora in scena. Sì, sì, sì. Questo l'abbiamo detto. Sì. Ultima. Che esperienza è stata? Beh, Sorrentino è la seconda volta che lavoro con lui ed è un regista a parte rispettosissimo degli attori. Li ama molto, ecco, stiamo parlando di uno che ha le idee chiare e che però è aperto alle loro invenzioni, quindi è molto molto pacato, nonostante abbia questo alle spalle, no, una cosa com'era questo film, una cosa gigantesca, non l'ho mai visto isterico, non l'ho visto, no. Il film è, quello che posso dire, è un film molto molto forte, molto, recitato benissimo tra l'altro da tutti, e un film dal quale si esce molto toccati, molto più, non so tra virgolette come dire, disgustati, nel senso che c'è un'immagine dell'Italia di quegli anni che è molto più forte che non quella della grande bellezza, dove c'erano anche delle astrazioni, no? Delle invenzioni così, dei voli scindarici, qui c'è una fotografia spaventosa.